comincio a leggere una parte un po' più teoretica. La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni. Il movimento delle cose è così vorticoso e improvviso, così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni, che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone, non solo delle ultime generazioni, ha cominciato a mutare con esso. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale e la rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo che rimuove i pericoli della ipertecnologizzazione e per converso l'apocalittismo difensivo che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intese come una minaccia. Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? No. Fare cultura è pensare sempre da capo, riaffermare continuamente la dignità, la centralità dell'uomo, ricordare la lezione di umanesimo integrale che la civiltà del Rinascimento ha reso universale. È necessario rifarsi a questa concezione circolare e integrale del pensiero e della vita che costruisce lo specifico della cultura, farne un'idea forza. E se per andare avanti bisogna guardare anche indietro, se in sostanza il suo tempo è un tempo lineare o circolare. Grazie. Rifarsi a questa concezione circolare e integrale del pensiero e della vita. Discriminato proprio, come fanno inquadratura? Dai, ti prego, dai. Dai, fatevi questa inquadratura, dai. Avete fatta? A posto, dai. Dai, ti prego, sennò mi impappino. Cazzato pure, oh. Scusate, guardate come sto, non vorrei dire per niente. Passo qui, al laterale, magari. Siamo di fronte. Che te vuoi che te dica? Di che stiamo a parlare? Grazie. Faccio una dichiarazione io. Non vi accalcate. Meno male. Si abbassate i microfoni. Meno male che non vi dovevate accalcare. Meloni ha una bella faccia tosta. Grazie ragazzi. Magari tolgo questo. Me lo tieni un secondo, parte. من الساعة الثالثة عصرا والنار مجتهبة بالطحين. שימו לב, בטיילת האיראנית.
مفايه ميوزك الليدا دينا حتستايا من بيت جديده صوت صفايا فالوشن فيب لايف طيب الهيمل ميت زين الشتير تقرينيك Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.la7.it/podcast.